all'ultima rubrica di questa mattina, devo dire che è una di quelle che io preferisco, quando ve lo dico chiaramente, perché abbiamo le associazioni, siamo proprio nel vivo, no? delle città che pensano attraverso il volontariato, ma è anche un angolo che dedichiamo, senza nessuna presunzione ovviamente, alla cultura, perché è di questo che si tratta. E allora stamattina io porgo il mio buongiorno all'amico Michele Castro. Buongiorno Michele. Michele è un personaggio straordinario, ma io oggi ve lo presento e sarà mio ospite come autore. Come autore di che cosa? Ecco, di un libro che ha una particolarità. È la prima volta che un libro di questo genere sfrutta l'argomento non soltanto dal punto di vista devozionale, di cui si è occupato come aspetto Don Ignazio Leone, parroco della chiesa di Santa Lucia di Barletta, ma si occupa proprio della parte storica, architettonica, artistica e niente poco di meno che antropologica, proprio del sito della chiesa di Santa Lucia. Ecco la chiesa di Santa Lucia, abbiamo delle immagini, vorrei che voi faceste vedere anche la copertina. Il libro di cui è autore il nostro amico Michele si chiama proprio Santa Lucia, storia e devozione. È un'indagine storica sul complesso monastico di Barletta, una prefazione di Sua Eccellenza Francesco Monterisi, è un libro importante perché entra, Michele, proprio, come dire, non solo, ecco, come dicevo inizialmente, nella parte devozionale, quindi la santa, la storia della santa, come nasce questo culto molto sentito a Barletta, no? Di Santa Lucia. Ma quello che mi ha attirato in maniera particolare è proprio questo aspetto storico, architettonico e soprattutto antropologico di questa chiesa. Che cosa c'entra l'antropologia con la chiesa di Santa Lucia? Diciamo subito che inizialmente io sono stato attratto in particolare dagli aspetti storici ed artistici, proprio peculiarmente legati a una serie di affreschi, di capolavori che sono emersi nel corso di restauri effettuati credo intorno a 25 anni fa, che hanno messo appunto in luce queste opere meravigliose che ho potuto datare al XV secolo e che attraverso un attento studio hanno poi fatto emergere una serie di graffiti non immediatamente visibili a prima vista e che ho potuto poi estrapolare al meglio attraverso dei rilievi fotografici e delle elaborazioni che ho fatto al computer, le quali mi hanno consentito di recuperare informazioni davvero interessanti, antropologicamente interessanti. Certo. Era per me come trovarmi di fronte a una sorta di bottiglia con dentro un messaggio, il classico messaggio. Ecco, qui noi stiamo vedendo alcune delle immagini, siamo entrati proprio nella chiesa di Santa Lucia, abbiamo visto anche Don Ignazio che tra l'altro saluto affettuosamente per vecchi ricordi, insomma, proprio di bambina, è il caso di dirlo. E quindi cominciamo a vedere la parte artistica, abbiamo visto degli affreschi che sono veramente una meraviglia presenti in questa chiesa. Sì, abbiamo visto l'affresco della Trinità, adesso vediamo la gloria di San Domenico, questa è una chiesa domenicana, non dimentichiamo, per cui anche le tematiche trattate negli affreschi sono tematiche molto care ai domenicani, come la Trinità e naturalmente la gloria di San Domenico, che in questo caso sotto il suo mantello protegge una schiera di devoti e di frati domenicani. Senti, ti guido un po' con ordine. Allora, la storia di questa chiesa. La chiesa di Santa Lucia nasce approssimativamente, si è stabilita una data precisa, visti questi graffiti, visto
quello che è emerso dopo questi lavori di restauro, mi sa che facciamo un salto ancora più indietro di quello che si poteva immaginare. Sì, intanto diciamo subito che questa chiesa, così come noi la vediamo, non è la chiesa originale di Santa Lucia, ma l'antica chiesa di Santa Lucia si trovava sull'antica via Perandrea, che più o meno coinciderebbe con l'attuale via Vitrani, ed era una chiesa sostanzialmente diversa, differente, ed aveva poi dei possedimenti tutto intorno, in particolare dietro, che si estendevano di molto fino ad arrivare all'attuale via Renato Coletta, quindi alle spalle del vecchio palazzo delle Poste. E la chiesa attualmente costituisce una sorta di avamposto ecclesiastico intramenia, cioè le suore nel corso del XIII secolo e del XIV secolo, provate dalle scorrerie di bande armate, dai numerosi problemi legati alla sicurezza, decisero di utilizzare questo appunto avamposto ecclesiastico intramenia per poter garantire il culto della santa. Allora, scusami un attimo se ti interrompo, no, queste immagini vorrei farle vedere, perché questi sono i graffiti di cui parlava prima Michele, questi li dobbiamo vedere dopo, così entriamo proprio nello specifico. Sono attratta dalla storia di questa, è una chiesa famosissima a Barletta, dove appunto è sentito molto il culto di Santa Lucia. Prego. E quindi dicevo che questo avamposto consentiva loro di avere maggiore protezione data appunto dalle mura, il fatto di stare intramenia dava appunto maggiore protezione e sicurezza, ma consentiva quindi di poter continuare questo culto anche durante i periodi di guerra, di grandi crisi, che sono stati tanti, numerosissimi, sia nel XIII ma soprattutto nel XIV secolo. Il XIV secolo è stato uno dei secoli più duri, pericolosi, terribili. Più volte nelle nostre pergamene troviamo indicazioni che ci riferiscono come le suore costantemente ricorressero a, come dire, a persone, soprattutto possidenti, ricchi, i Della Marra, i Santa Croce, eccetera, che le ospitavano durante questi periodi terribili nelle proprie case. Senti, ma la chiesa e il convento, perché di fronte alla chiesa, se io immagino la strada adesso così com'è, e già sempre me lo ricordo, c'è il convento delle suore di Santa Lucia, cioè, sono connesse, sono due cose connesse, sono due cose distaccate, facevano parte probabilmente di un continuum, ambedue, di questi possedimenti di cui parlavi prima. Diciamo che il convento è proprio attiguo alla chiesa, il convento di Santa Lucia, invece di fronte alla chiesa abbiamo il convento gemello, che è quello di Santa Chiara, con la chiesa di Santa Chiara, ciò che oggi resta dell'antica chiesa di Santa Chiara, questi sono proprio definiti dagli storici. Quindi il convento è quella è la parte che invece noi vediamo da via Papalettere, diciamo, dove c'è l'istituto. Sì, ed è la parte, diciamo, che anche su che affaccia anche su via Cavour, e che però tende ad andare verso fuori, diciamo. Senti, ma come si trova una persona come te, che io so di che cosa ti occupi, a decidere di entrare in un lavoro così particolare, così meticoloso, così diverso, insomma, da quella che è la tua normale attività, per creare un libro bellissimo, tra l'altro, per chi ovviamente decide di saperne di più degli storici della propria città. Qual è stata la molla che ti ha spinto? Ma guarda, io da sempre sono appassionato, innamorato di storia, per quanto riguarda il mio background culturale, questa c'è sempre rientrata, per cui per me non è qualcosa di nuovo. Tuttavia Santa Lucia in particolare
è stato così il trigger che mi ha consentito di entrare in maniera fattiva. Ne abbiamo tante di chiese antiche a Barletta e anche molto belle, perché proprio quella chiesa là. Una delle ragioni più prosaiche è legata all'opportunità che mi dà una chiesa come questa, così antica, così importante, sulla quale in realtà non è mai stato scritto nulla di monografico. Ah. E quindi questo è già, quindi poter scrivere su un terreno riguardo il quale nessuno si è mai occupato è già una grande molla. Poi in realtà io sono sempre stato affascinato dalla chiesa di Santa Lucia e dalla sua particolare conformazione proprio strutturale, perché non dimentichiamoci che qui abbiamo una tra virgolette anomalia interessante: abbiamo una delle cappelle della chiesa che è più antica della chiesa stessa, laddove invece normalmente noi troviamo delle chiese con cappelle coeve esatto. Quindi qual è la parte più antica? Magari tra le immagini che abbiamo riusciamo a inquadrare. La parte più antica è la cappella del crocifisso, che entrando, qui vediamo la, l'aula liturgica, è la prima sulla destra, che sicuramente avrà almeno 150 anni in più. Più antica di 150 anni della chiesa, era proprio una piccola cappelletta che si trovava in città, incastonata, incastrata tra le case, e nella quale appunto si officiavano delle messe. E poi le suore pian piano col tempo hanno acquisito delle case che erano vicine a questa cappelletta, pian piano hanno costruito il loro monastero in Tramenia, che inizialmente era estremamente piccolo, tant'è che loro ancora, ancora nell'anno in cui fu la chiesa, siamo negli anni 90 del 300, fu consacrata, continuavano a soggiornare presso queste famiglie nobili, che davano loro appunto ospitalità. Michele, la cosa, diciamo, intanto vi ricordo che all'interno di queste del libro ci sono anche delle fotografie di affreschi molto belli, e voglio anche dirvi che Michele non ha preso una lira sulla vendita, la pubblicazione, la vendita di questo libro. Lui non ha voluto niente, quindi è stato fatto proprio con spirito, di vero studioso alla fine, no? Quello di portare a conoscenza dei cittadini e degli amanti dell'arte e della cultura l'importanza di questa chiesa. Per esempio, questo affresco che vediamo in questo momento. Sì, questo è l'affresco della Trinità, dove noi possiamo intravedere numerosi elementi che ci consentono così di collocarlo anche cronologicamente e in un ambito specifico, un ambito artistico specifico. È mia opinione che una tematica come questa trattata in questo modo, conosciuta come trono di grazia, è stata particolarmente influenzata dall'opera del Masaccio, che ha modificato questa tematica aggiungendo degli elementi che un tempo non erano quasi mai presenti nell'ambito della Trinità, come Maria, la Madonna su un lato e San Giovanni sull'altro, oppure anche degli elementi architettonici che sullo sfondo vediamo dietro il Padre Eterno, questo sfondo così. Sembra una finestra. Perfetto, sì, una sorta di soffitto ad arco che un tempo non esisteva in questo tipo, in questo topos artistico. Solitamente c'erano degli sfondi dorati oppure dei cieli azzurri. Vediamo, ci sono delle altre, c'è qualche dipinto, qualche quadro che ha
una grossa rilevanza artistica all'interno della chiesa di Santa Lucia? Te la faccio questa domanda perché tu mi hai parlato, per esempio, proprio di questo dipinto. Qui abbiamo questa pala d'altare, la pala che adorna l'altare maggiore, che è un capolavoro e che è... che raffigura uno scorcio della barletta antica. Sì, vorrei che, ma sì, se riuscissimo a mettere a fuoco quel particolare, Franco, è proprio tra il gruppo dei due, insomma, delle persone che si vedono a destra e a sinistra, nella parte centrale si riconosce il campanile, credo della chiesa di Santa Maria. Ce n'è due, sulla destra abbiamo quello di Santa Maria, sulla sinistra abbiamo il campanile del Santo Sepolcro, oggi non più esistente perché... Infatti non riuscivo a capire qual era il secondo. E il campanile è lì quasi nascosto dal bastone, è un campanile che è stato poi abbattuto agli inizi del Novecento perché era diventato pericolante. È bellissimo, perché io in questo momento lo sto vedendo, sembra proprio il punto di vista, sembra proprio quello della chiesa di Santa Lucia, perché alle spalle si dovrebbe riconoscere anche il Gargano. Alle spalle c'è il Gargano, perfetto. Si intravede benissimo la fisionomia così della nostra terra, dove abbiamo il Golfo di Manfredonia col Gargano sullo sfondo e Barletta davanti. Davanti si intravedono tra l'altro anche le antiche mura spagnole, abbiamo il bastione di San Nicola, costruito negli anni 40 del Cinquecento dagli spagnoli. Bastione appunto lanceolato, del tipo di quelli che noi oggi possiamo vedere al castello, nei quattro angoli del nostro magnifico castello. Questi elementi architettonici, in particolare quel campanile del Santo Sepolcro, mi hanno consentito di datare questa pala. Certo. Che era stata attribuita al 600 napoletano da qualcun altro ad altre epoche. In realtà, siccome quel campanile barocco fu costruito a seguito del terremoto del 1731 che rese inagibile il vecchio campanile, venne costruito poi tra il 1733 e il 1736 ed ultimato, o meglio, la copertura di questo campanile fu rifatta nel 1776. Ora, noi lo vediamo con la copertura finale, eccetera. Questo ha consentito di datare l'opera tra il 1776 e il 1826, che è l'anno in cui la pala fu messa sull'altare, l'anno in cui fu riconsacrata la chiesa, eccetera. Per cui è probabile che appunto questa pala risalga agli anni 20, in realtà agli anni 20 dell'Ottocento. Allora, noi dobbiamo chiudere perché non abbiamo più tempo, è un piacere davvero sentirlo parlare. Torneremo la settimana prossima ancora con Michele, prendendo spunto sempre da questo libro che si intitola Santa Lucia, storia e devozione, perché dobbiamo parlare di quell'aspetto antropologico così particolare relativo ai graffiti che sono emersi durante un lavoro di ristrutturazione. Io ti ringrazio per questo pizzico di cultura che hai portato questa mattina, Mattina Amica, e a voi invece, cari amiche, io do appuntamento a domani mattina alle 9:10 sempre qui, mi raccomando non mancate e vi auguro ovviamente una magnifica giornata. A domani, arrivederci.